Come distinguere una zebra da un'altra? Leggendo le loro strisce con un software che identifica il loro naturale codice a barre. Gli ambientalisti stanno effettuando il primo censimento della popolazione della zebra di Grevi nelle terre aride del settentrione e del Kenya, le più minacciate delle tre specie di zebra esistenti. In 30 anni il loro numero è crollato ad appena 2.500 individui. Lo facciamo perché abbiamo un numero esiguo di zebre. Ogni capo che viene ucciso per la carne, per il semplice bracconaggio, o per le loro pelli, cosa non più frequente, ha un impatto significativo sulla popolazione delle zebre di Grevi. È la prima volta che si sfrutta questa soluzione per contare le zebre. 50 veicoli, con le squadre di scienziati, ambientalisti e volontari, sono partiti per il safari fotografico della zebra di Grevi, utilizzando GPS e telecamere abilitate. Per analizzare i risultati e determinare la popolazione di zebre in tutto il Kenya si utilizza il nuovo software Hotspotter, progettato dalla Princeton University, che utilizza l'Image Based Ecological Information System. Si punta a zone del corpo in cui le strisce sono piegate o si intersecano, si registrano questi punti caldi. Il sistema confronta tutti i punti caldi rispetto al disegno generale con le posizioni hotspot di tutte le immagini d'archivio e quando vi è corrispondenza elevata si ottiene un punteggio alto, così sappiamo che si tratta di quell'individuo specifico. Il sistema sta analizzando tutti i dati raccolti. I risultati finali del censimento sono attesi a fine marzo. L'organizzazione ingaggia anche i membri delle 15 poverissime comunità locali che contribuiscono alla raccolta dei dati sulle zebre. Così l'impegno ambientalista è anche umanitario.